Il primo oro dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino è arrivato per merito della plurimedagliata Arianna Fontana, campionessa di short track, disciplina che vanta una grande tradizione e risultati di rilievo a Bergamo. Ne parliamo quest'oggi con Stelio Conti, attuale allenatore della Sport Evolution Skating di Bergamo, che ho il piacere di salutare. Piacere mio, grazie per l'invito. Grazie per essere qui con noi. Stelio Conti per quasi due decenni è stato responsabile tecnico della Nazionale Azzurra di Short Track e si può dire abbia guidato e portato ai primi successi proprio Arianna Fontana. Cosa prova un allenatore nel vedere un proprio atleta primeggiare per così lungo tempo? Beh, la soddisfazione di aver investito e creduto in questa ragazza quando era giovanissima, perché ricordo che io l'ho fatta debuttare a Torino 2006 quando aveva 15 anni e 10 mesi, quindi era proprio alle prime esperienze internazionali. L'avevo già fatta gareggiare ai campionati europei, si era piazzata seconda a gennaio e poi l'ho fatta debuttare nella squadra olimpica. E lì ha preso la prima medaglia della sua lunga carriera, una medaglia di bronzo con la staffetta femminile. Dopodiché l'ho vista nelle altre Olimpiadi, ma solo da spettatore, e ogni volta che la vedevo in gara, conoscendo il carattere, conoscendo la determinazione, scommettevo su di lei e non ho quasi mai perso le mie scommesse. Anche ieri ero qui a scuola, sono andato dalla mia dirigente, dalla preside, ho detto: vuoi vedere una medaglia d'oro olimpica? La vediamo in diretta, ed è arrivata la medaglia d'oro olimpica. Ecco, lei sostiene che la staffetta mista di short track, che peraltro ha conquistato un prestigioso argento olimpico, sia la quintessenza della specialità. Ci spiega perché? Allora, vabbè, debutto alle Olimpiadi quest'anno la staffetta mista. È successo di tutto, non tanto per il tipo di gara, che è un po' particolare, va ancora un po' tarata, però per cosa, come è andata. Hanno fatto i quarti di finale e la Corea, che era con l'Italia, è caduta. Corea favoritissima, o tra le favorite, è caduta. Va in semifinale, cade l'Olanda. Vanno in finale e alla fine la Cina è stata ripescata in semifinale, va in finale, cadono due davanti a noi, la Valcepina resta in piedi, Roberto Siegel è secondo, medaglia d'argento sicura, sei atleti che aspettano di prendere questa medaglia, perché chi gareggiava anche nei quarti di finale, in semifinale, portava a casa la medaglia, una regola nuova, e Roberto Siegel negli ultimi due giri è partito come un pazzo, è andato all'inseguimento dell'oro e per 16 centesimi non ha conquistato l'oro con una spaccata fantastica. Avesse vinto l'oro in Cina contro i cinesi, insomma, questo è lo short track, dobbiamo avere anche atleti di questo spessore, di questa personalità. Arianna e Roberto, che è giovanissimo, sono due di questi, quindi anche il futuro è assicurato per questa disciplina. Ecco, e invece una piccola curiosità: è vero che per essere un atleta di short track bisogna essere un po' matto? Sì, bisogna essere un po' matti, perché vanno a 50 all'ora su questo anello ghiacciato con delle inclinazioni pazzesche, addirittura le lame hanno le lame decentrate sotto la scarpa e vengono rialzate con delle staffe, si inclinano in maniera incredibile e poi basta un piccolo contatto, cadi. Fortuna che adesso ci sono i materassi con le balaustre mobili e quindi assorbono molto l'impatto. Poi la tuta antitaglio, dal punto di vista della sicurezza è migliorato tantissimo, però i rischi ci sono, quindi è una gara così, poi è imprevedibile. Fino all'ultimo secondo, chi ha visto ieri 1000 metri maschili, c'erano in pista tre cinesi e due cinesi dell'Ungheria, i due Shaolin, due fratelli Shaolin. È successo veramente di tutto, uguale in semifinale. Quindi fino all'ultimo secondo non puoi mai dire come quello che succederà. E quando gli sport sono così, ovvio che l'imprevedibilità c'è, quindi avere un carattere che è portato anche alle scelte estreme ci sta. Ecco, e invece spostando l'attenzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, per questo importante appuntamento è in atto un progetto giovanile affidato a una commissione tecnica di cui lei fa parte.
Inoltre Bergamo dispone di uno degli impianti più importanti per gli sport sul ghiaccio, l'Ice Lab. È possibile che nascano qui i futuri campioni di short track? Ma adesso io sponsorizzo un po' la mia società, il Palazzo del Ghiaccio, dove ci alleniamo. Io ho allenato la nazionale tanti anni, ho ancora un certo curriculum che viene speso in questi progetti, per cui ho promosso per primo questo progetto Milano Cortina. Il primo raduno l'abbiamo fatto proprio a Bergamo, agosto dell'anno scorso, non di quest'anno, dell'anno scorso, in piena pandemia, con tutte le limitazioni ovviamente del caso. Noi abbiamo in questo momento nella nostra società, la Sport Evolution Skating, un ragazzo di 16 anni, Lorenzo Previtali, che è il migliore in Europa e ha il miglior tempo al mondo in tutte e tre le distanze, 500, 1000 e 1500 metri. Adesso è a Bormio con la nazionale junior, andrà ai mondiali junior, però ha 16 anni. Ovvio che fra 4 anni a 20 anni è l'età giusta per cominciare a fare una carriera di un certo livello. Poi abbiamo tre piccoli, i nostri tre piccoli, che sono Filippo Pezzoni, Carlo Tagliabue e Diego Cattani. Diego Cattani, spendo solo due parole, è un ex atleta mio che con me ha gareggiato a Lillehammer, ha fatto tante stagioni con me, è diventato anche allenatore a un certo punto. Adesso oltretutto lavora a Bergamo, in Bergamo Infrastrutture, quindi Bergamo per lui è di casa. Questi tre, praticamente a livello internazionale, le star class giovanili sono Filippo il primo, Carlo il secondo e Cristian il quarto e quinto. Quindi abbiamo tre piccolini di 12 anni che sono a livello europeo tra i migliori. Quindi perché non partire da qui? Dobbiamo partire da qui. Direi quindi che possiamo salutarci dicendo affiliamo le lame dei pattini. Affiliamo le lame dei pattini e poi guardiamoci queste Olimpiadi, perché non è finita qui. Arianna ci farà vedere ancora dei numeri pazzeschi. Posso dire solo un dato statistico: 10 medaglie olimpiche, è vero, è un record. È un record per lo short track, perché solo Apollo Ono e Anne Jungsson ne hanno vinte 8, lei aveva già conquistato la nona, adesso la decima, però adesso ha battuto la Belmondo come medaglia olimpica, adesso mira a Edoardo Mangiarotti, che ne ha 13 della scherma. Quindi, e poi, scusate, a 31 anni, 5 Olimpiadi, ma a 35 anni la vedremo ancora a Milano Cortina, Arianna. Ecco, grazie a Stelio Conti per averci raccontato di una disciplina che merita di essere messa in evidenza e non solo durante i giochi olimpici. Sicuramente, grazie a voi, grazie. Vi invito a seguire i nostri profili social su YouTube, Facebook e Instagram e il nostro sito www.zonamistamagazine.com.